Assessore Giovanni De Simone, oggi la premiazione del viaggio attraverso la ceramica. Sì, oggi riprende il viaggio attraverso la ceramica. L'anno scorso, come abbiamo detto più volte, abbiamo avuto come direttore artistico Vittorio Sgarbi. Quest'anno ci fregiamo della presenza di Enzo Biffi Gentile. Enzo Biffi Gentile, che è un veterano del viaggio attraverso la ceramica, diciamo che con lui dal 99 al 2010 abbiamo avuto una serie di incredibili successi, portando tutto un numero enorme di artisti provenienti da tutto il Mediterraneo. E quest'anno premiamo Fania Cart Gensolin. Fania Cart Gensolin, che è un artista francese che produce gioielli in ceramica. Diciamo, la chiamano in Francia la regina del gioiello. Ha lavorato per varie case, di moda, di alta moda francese, anche per la nostra Crizia, la marca italiana. Viene riconosciuto questo premio a questa donna del Mediterraneo. Lei è infatti algerina di origine, poi trapiantata a Parigi, e venendo qui a Vitry, io ho avuto il piacere e l'onore di conoscerla in questi giorni, questa settimana. Lei è stata attratta in un modo incredibile dal colore dei fiori, dal colore del Mediterraneo, che tante volte noi forse non ci facciamo caso, ma lei, col suo spirito di artista e con la sua propensione al colore del Mediterraneo, ha subito iniziato a prendere questi fiori, e credo che da questo connubio della sua residenza qui a Vitry e dalla sua maestria con la ceramica sicuramente nasceranno dei nuovi gioielli, delle nuove opere d'arte. Poi sul bijou, la sorpresa grande che abbiamo avuto, che sono venuti già, abbiamo avuto 77 artieri che parteciperanno alla mostra, 35 da fuori, ma 34 sono del territorio salernitano, vitrese, che poi avrete questo catalogo, sicuramente sarà, è bello da vedere, ci saranno le varie opere. Alle 7 inauguriamo il vernissage, oggi premiamo Fania Cart Gensolin, una grande festa per la ceramica, una grande festa per il nostro territorio, cerchiamo di crescere e far crescere la nostra regione. Il vento dice che non va bene, però possiamo rassicurare sulla qualità delle acque a Vietri? Assolutamente sì, noi non siamo ancora riusciti a capire com'è quel prelieve dell'8 aprile che non è uscito conforme a quelli che sono i parametri regionali, però le posso garantire che con il prelievo del 19 maggio tutto è stato superato. Tra l'altro non siamo ancora riuscito a capire qual è stato il motivo per il quale il prelievo dell'inizio di aprile non è uscito in maniera conforme a quelli che sono i parametri regionali, però le posso garantire che a partire dal 19 maggio, quando è stato fatto ulteriore prelievo da parte dell'ARPAC, le acque sono balneabili. Anzi, abbiamo ricevuto l'invito da parte dell'ASL, che aveva creato un poco tutto il problema, a previa gli opportuni provvedimenti amministrativi e l'indicazione di quali saranno, diciamo, gli strumenti che adotteremo per salvaguardare la qualità delle acque, possiamo revocare anche il divieto di balneazione. Ma tra l'altro non sono, indipendentemente da quello che possa essere la notizia che hanno divulgato moltissimi giornali nell'ultimo periodo, ma la verità è questo: De Visu si nota e si vede che le acque sono splendide a Vietri sul Mare. Già l'anno scorso avevamo un sacco di complimenti, perché l'anno scorso non abbiamo avuto nemmeno un giorno, solamente un giorno non l'abbiamo avuto come acque, diciamo, ancorché solo visibilmente inquinate. La verità è questa, è che per mare non ci sono confini, per cui l'eventuale inquinamento, che non è batteriologico ma è di, come dire, visivo, di qualcosa che galleggia sull'acqua, non proviene certamente da quello che è l'impianto di depurazione e di allontanamento dei reflui che abbiamo a Vietri sul Mare, perché Vietri sul Mare è uno dei pochi comuni che ha un impianto di sollevamento di tutti i reflui verso il mega depuratore del SIS di Salerno, per cui a mare, tranne i momenti di piena, cioè quando piove, non arriva proprio nulla. Altro problema è quello del traffico, quello un po' più difficile da risolvere. Il traffico purtroppo è questa stagliatura del costone roccioso che da Vietri arriva fino a Salerno, che purtroppo gli esperti ogni estate ci viene in mente a loro di doverlo riparare. Io credo che ci sta un anno intero, però ogni estate, quando c'è il maggiore afflusso, si mettono a lavorare. Noi non abbiamo una possibilità di intervento sull'argomento, perché il costone roccioso è privato, la strada è provinciale e siamo in territorio del comune di Salerno. Vietri c'entra come i cavoli a merenda, nel senso che
Il blocco avviene al di là dei confini di Vietri, però le conseguenze e gli effetti del blocco arrivano a Vietri e creano le difficoltà per la risalita da Marina. Ma questo crea anche la difficoltà per l'arrivo e il ritorno o l'andata in Costiera Amalfitana. Noi avevamo un unico neo nell'ambito della nostra viabilità, che era quello della strada provinciale, laddove stiamo realizzando il vettore meccanico di collegamento della piazza centrale con la stazione ferroviaria. L'abbiamo risolto 10 giorni fa, cioè abbiamo riaperto nuovamente, eppure lì non si è mai creato l'ingorgo che si crea in questi giorni, perché noi con gli omini al posto, i semafori umani, nel senso che gli omini, che a seconda di come era la situazione, facevano defluire sempre da Salerno verso Cava, e poi avevamo creato anche un circuito alternativo, avevamo adottato gli accorgimenti per diminuire il traffico. Il problema è il semaforo o il blocco che sta alla Total in territorio di Salerno, del costone roccioso che da Vietri arriva fino a Salerno, che purtroppo gli esperti ogni estate ci viene in mente a loro di doverlo riparare. Io credo che ci sta un anno intero, però ogni estate, quando c'è il maggiore afflusso, si mettono a lavorare. Noi non abbiamo una possibilità di intervento sull'argomento, perché il costone roccioso è privato, la strada è provinciale e siamo in territorio del comune di Salerno. Vietri c'entra con i cavoli a merenda, nel senso che il blocco avviene al di là dei confini di Vietri, però le conseguenze e gli effetti del blocco arrivano a Vietri e creano le difficoltà per la risalita da Marina. Ma questo crea anche la difficoltà per l'arrivo e il ritorno o l'andata in Costiera Amalfitana. Noi avevamo un unico neo nell'ambito della nostra viabilità, che era quello della strada provinciale, laddove stiamo realizzando il vettore meccanico di collegamento della piazza centrale con la stazione ferroviaria. L'abbiamo risolto 10 giorni fa, cioè abbiamo riaperto nuovamente, eppure lì non si è mai creato l'ingorgo che si crea in questi giorni, perché noi con gli omini al posto, i semafori umani, nel senso che gli omini, che a seconda di come era la situazione, facevano defluire sempre da Salerno verso Cava, e poi avevamo creato anche un circuito alternativo, avevamo adottato gli accorgimenti per diminuire il traffico. Il problema è il semaforo o il blocco che sta alla Total in territorio di Salerno. Replay. Allora, dall'arte antica della ceramica all'innovazione, al bijou. Sì, predichiamo sempre tutti, e non solo nel mondo della ceramica, che è necessario innovare sulla tradizione. Ora, rispettando la qualità e la grande storia della ceramica vietrese, campana e italiana, bisogna creare nuovi prodotti e in questo caso, come la scelta che abbiamo fatto del gioiello ceramico, collegarci a un settore, uno dei pochissimi, che è ancora trainante in Italia, cioè quello della moda. Quindi in qualche modo è il tentativo di reagire a una crisi che senza appunto nuovi prodotti è destinata solo ad aggravarsi. Beh, forse sì, vediamo. Maurice, pendant l'hiver peut-être? Après la visite. C'è l'inverno davanti, ci lavorerò. Merci. Il forno, merci. Ah oui, une fois. Avant, une fois, ça va.